Cerca subito il vantaggio al settimo Savicevic, ispira Lentini in zona cross, assist per Simone anticipato dal ritorno di Firicano. Bastano 10 minuti per piegare la resistenza del Cagliari. Simone riceve palla da Savicevic, mantiene il possesso per scambiare col Montenegrino. Savicevic entra in area, scarica il sinistro, Fiori respinge, Di Cagno è pronto e ribatte la palla in rete. Fulmino vantaggio del Milan, secondo gol in 6 partite giocate per Di Cagno che sblocca il risultato. Savicevic impegna Fiori che si arrende però alla seconda conclusione, quella vincente di Paolo Di Cagno. Parte dunque male il Cagliari a San Siro e non servono gli incitamenti di Trappattoni. Il Milan dopo 6 minuti trova il raddoppio. Simone cerca spazio in area ma non lo trova. Di Cagno va a recuperare una palla vagante, la difesa glielo consente, rovesciata alta, Lentini decolla, domina su Pusceddu e segna la rete del 2-0. Tutto facile per i rossoneri, primo gol in campionato per Lentini in versione UEA, sull'assist di Di Cagno, il numero 14 del Milan stacca come una punta pura, da attaccante centrale, colpo di testa potente, Fiori è superato. Per riaprire la partita il Cagliari avrebbe bisogno di un gol prima della fine del primo tempo e ci riesce al 34esimo, tiro di Napoli deviato, Oliveira è in agguato e supera Rossi. Si ravvicina il Cagliari con la terza rete in campionato di Oliveira, il belga riceve il pallone deviato da Costa Curta e con freddezza supera Rossi per l'1-2. Due minuti dopo già l'occasione per pareggiare ma Dario Silva si fa parare il tiro da Rossi. Ma all'inizio del secondo tempo è tutto rossonero, il Cagliari patisce l'avvio anche nella ripresa, si comincia con la respinta di Fiori sul tiro di Simone. È lo stesso Simone al 49esimo a segnare il terzo gol, è lui che costruisce, attende l'arrivo di Savicevic che però si allunga la palla, la difesa del Cagliari non riesce ad intervenire, Simone ha lo spazio per il sinistro potente, scaricato verso il secondo palo, rete del 3-1. Il Milan allunga nuovamente, il secondo gol in questo campionato per Simone, funziona dunque l'anomalo tridente con Savicevic e Di Cagno. Il Milan continua il suo lavoro in attacco malgrado il vantaggio al 60esimo, bel destro di Lentini di poco alto sopra la traversa. Buono il movimento di Simone al 65esimo, si allontana da Firicano e impegna Fiori con un tiro centrale. Quando la partita sembra senza storia, il Cagliari trova il modo di riaprirla per la seconda volta. Oliveira si misura con Maldini, il duello finisce quando il belga cade in area. Per Farina è calcio di rigore. Il Cagliari ha l'occasione per segnare il secondo gol e Oliveira dal dischetto non si fa pregare e batte di potenza Sebastiano Rossi. Doppietta di Oliveira che porta il suo bottino stagionale a 4 reti, Rossi intuisce, ma la conclusione è troppo potente. Di Cagno si infortuna in uno scontro con Dario Silva, è costretto a lasciare il terreno di gioco, Capello ridisegna il Milan inserendo Tassotti a centrocampo sulla destra, Simone di punta viene affiancato a turno da Savicevic e Lentini, poi quest'ultimo lascerà spazio ad Ambrosini. 37esimo, una punizione di Simone finisce a lato. Trapattoni le prova tutte inserendo Muzzi e poi Bressan al suo posto, ma il Cagliari non vede più la porta e il Milan a presentarsi al 90esimo con Savicevic in area, ma Fiori anticipa il Montenegrino. Finisce 3-2. Il Milan in casa non perde un colpo e vince la quarta partita consecutiva. Malgrado l'assenza a centrocampo e in attacco, i rossoneri hanno trovato per 3 volte la via del gol. 2 cali di tensione in difesa hanno rimesso in corsa il Cagliari, che alla fine però ha fatto poco per pareggiare. Questo Cagliari non sembra figlio di Trapattoni. Ma perché in genere le mie squadre sono sempre state molto rabbiose, no? E magari difettiamo un po' di questo. Però devo dire che abbiamo attratti, abbiamo svolto anche del buon gioco. Purtroppo quando ti trovi anche sotto diventa delicato, perché pronti via in cinque minuti eravamo sotto ad un gol, all'inizio del secondo tempo eravamo sotto ancora ad un gol e questo ci penalizza praticamente. Bisogna avere una maggior tranquillità, un maggior rapporto anche verbale, che in campo si possono evitare queste cose. Cosa è successo con Roberto Muzzi? 10 minuti in campo, prima una chiacchierata con Trapattoni e poi fuori. Sì, Muzzi ti dirò che ho sbagliato di inserirlo, dopo avergli parlato in settimana che oggi non l'avrei schierato, in quel momento lì sul 3-1 ho pensato di metterlo in campo, no? Non so se era caldo, se non era caldo, avevo bisogno di qualcuno che si desse da fare e che magari andasse a pressare, al momento che volevamo mettere sotto pressione questo Milan. Gli ho detto se aveva male, mi ha detto di no, però ho preferito inserire Bressan perché giustamente avrei dovuto inserire Bressan prima di lui. Ma c'è ancora spazio per questo giocatore nel Cagliari? Ma, mi fate delle domande che adesso non hanno senso perché fino a domenica scorsa ha giocato. Per quel che riguarda il Cagliari, quindi tu l'hai visto sulla strada di Bari e di Roma, 2 partite perse, questa è la 3ª consecutiva, no. Ma in crescita nel gioco? Considerando la forza dell'avversario direi di sì, rimane il fatto che non si può appunto magari avere degli sprazzi, dei momenti così e poi perdere continuamente, questo è un fatto che va analizzato molto attentamente. 2-0 meritato, molto bello, giocando un calcio spumeggiante e vivace,
Dopodiché però siamo un po' beati dalla nostra bravura, ha cominciato a fare, dare i colpi di tacco e questo ha permesso all'avversario di riprendere coraggio, di non incidere come io volevo. E dopo su un infortunio è venuto fuori il gol, su una deviazione e dopo diventa tutto molto più difficile.